Il settore del turismo è uno dei principali argomenti per la ripartenza dell'economia nazionale, una situazione che sembra non trovare soluzioni, almeno nell'immediato, con la fatidica fase 2. È inevitabile per questa stagione il crollo degli arrivi internazionali, con il conseguente abbassamento delle presenze e la riduzione del fatturato. Per parlare di un possibile ritorno alla crescita, gli esperti ci dicono che bisognerà aspettare almeno il 2023. Questa è la sintesi dell'impatto del lockdown per la pandemia da Covid-19 sul sistema turistico italiano, contenuta nel bollettino dell'Ufficio Studi di ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo. Ma quali sono le mete principalmente colpite? Sempre secondo uno studio dell'ENIT, l'impatto del crollo di arrivi e partenze nelle principali mete turistiche italiane sono le città come Venezia e Firenze, che dipendono maggiormente dai viaggiatori internazionali. Argomento vacanze. Allora, poco prima che scoppiasse la pandemia, stavamo cercando di capire dove andare spendendo il giusto. Però poi tutte le programmazioni si sono andate a far benedire. Io insieme alla mia famiglia sarei dovuta partire per una settimana bianca a marzo, esattamente la settimana dal 15 al 22 marzo. Saremmo dovuti andare ad Andalo, in Trentino, ma purtroppo, come sappiamo tutti, qualche giorno prima del 15 marzo gli impianti sciistici sono stati chiusi e con essi tutti gli hotel, sia del Trentino che di altre regioni. In questo momento non c'è nulla di certo e definito e quindi, malgrado la voglia di vacanze sia tantissima, è impossibile pensare di partire per ovunque. Si è detto tutto il contrario di tutto riguardo al mare. E quindi anche nella remota ipotesi che tra qualche tempo, a brevissimo, ci dicano di poter andare al mare, perché per me quella è la vacanza estiva, la tempistica non ci permette di affrontare le spese dell'ultimo minuto. E poi c'è il problema delle ferie da dividere con i colleghi. Fino ad oggi non abbiamo fatto nessuna programmazione in questo senso e quindi il problema è ancora più grande. Il governo ha messo a disposizione uno strumento che può essere tanto utile quanto dannoso, che è il voucher. In pratica dice, l'organizzatore che deve rimborsare il viaggiatore può farlo anche per mezzo di un voucher, un buono valido un anno per la somma incassata. La soluzione sia stata valida sotto un punto di vista, perché se non fosse stata attuata avrebbe fatto crollare come un castello di carta l'intero sistema turistico. Il ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini ha parlato di recente di voler dare più attenzioni ad alberghi e strutture ricettive che, essendo rimaste aperte ma spesso senza ospiti, si sono trovate in una sorta di limbo. Un credito d'imposta che sia relativo alla perdita di fatturato di quest'anno rispetto all'anno scorso. Misure che estendono le tutele ai lavoratori stagionali, nonché ad iniziative riconducibili a quello che è stato definito bonus vacanze. Insomma, un incentivo che consenta da un lato di dare liquidità e sostegno alle imprese e dall'altro di aiutare le famiglie con un reddito medio-basso ad andare in vacanza avendo sostegno economico. Si stima un forte calo rispetto ai numeri degli anni passati, ma la cosa più importante sulla quale riflettere è che queste persone che andranno in vacanza non andranno lontano. Il tipo di vacanza che si farà è una vacanza che io definisco in vacanza ma come a casa. L'impossibilità di muoversi, l'impossibilità di viaggiare, la pandemia che ha colpito un po' tutto il mondo sta mettendo letteralmente in ginocchio questo comparto così importante nell'economia italiana. Il turismo del futuro non sarà più quello del passato, o almeno per un certo periodo, fino a quando tutti non saremo vaccinati o non ci saranno i farmaci adeguati, bisognerà inventarsi delle soluzioni. Quindi credo che da questo punto di vista la creatività italiana avrà molto da insegnare al mondo. Tantissimi proprietari stanno riconvertendo le proprie abitazioni in abitazioni da non più destinate all'accoglienza extraalberghiera, per cui al turismo, ma destinate long stay, per cui tornando nel mercato degli affitti tradizionali. Ci sarà un interesse soprattutto per i luoghi naturalistici, che può essere un punto di vista davvero interessante, perché il nostro turismo italiano è molto concentrato sia sulle città sia sul fatto di andare al sud, per esempio nelle isole, per il divertimento puro, mentre molto spesso si lasciano perdere dei tesori nascosti. Questo sarà l'anno in cui li guarderemo.
Non ci sono certezze, solo ipotesi ed opinioni. La speranza è che il bel paese torni ad essere al centro delle mete di vacanza di tutti e possa rilanciarsi anche con l'aiuto di chi, se si potrà viaggiare, sceglierà l'Italia, le tante strutture ricettive presenti e di molteplici attori del mercato che cercano di reggere, sperando in un futuro migliore.